Farad. Il nostro grande amico tra deserti e città, paura lui non ha. Il vortice che incombe sulla terra è già qua, ma lui ci salverà. Farad. Farad, il principe del deserto, ha ricomposto il magico cristallo e fatto trionfare il bene sul male. Ma qualcosa di inquietante sta rompendo di nuovo questo equilibrio. Il male non è stato sconfitto del tutto e ora nasconde terribili insidie. Farad! E trivelle, in un solo anno questa città si è trasformata in un insopportabile paradiso. Che affronta! Il mio palazzo Petroglob, dove ho tramato piani diabolici, è diventato un parco giochi per mocciosi. E quella era la mia piscina personale da cui s'appillava il mio adorato petrolio. Guarda che ne hanno fatto un monumento acquatico allo Shariman, il maledettissimo cristallo magico. Le mega petroliere sono sparite. La gente sorride beata invece di vivere nel terrore come quando ero io a comandare. Io, Rashid al-Wazum, petroliere ingallito e spietato tiranno! E ora che succede? Quello è Farad, il principe amato da tutti, il paladino della luce! Lo odio! Quanto lo odio! Vorrei non vederlo più! Principe dei miei stivali! Ma ora basta! Devo uscire di qui e rimettere le cose a posto per riportare il caos, la paura e la sopraffazione! Ah, eccolo! Tu sarai la chiave per la mia libertà! Ah, Sparitilla! Temporilla, nascondilla e una goccia di angostura per rendere un po' più gradevole il sapore. Roventissime sabbie, è fatta, ci siamo! Ali, posso entrare? Ma certo, entra pure Farad, arrivi a proposito. È la tua colazione o l'ultimo ritrovato della tua sapienza? Ah, rispetto ragazzo, osserva la trasformazione più rapida della storia, dell'alchimia! Non eri mai stato così veloce con l'invisibilla. È davvero prodigioso. Un giro di clessidra per sparire e pochi istanti per riapparire. Niente male per avere 853 anni. Eh? Coraggio, ora prova tu. No, no, non posso, ora devo andare. Ci penso io. Sparito e ora riappari. Fantastico, resterò invisibile per sempre? Un incidente di percorso, che vuoi che sia. Vedrai che è solo una questione di minuti. Vai a farti un giro, io perfeziono la pozione. Oh, Farad! Farad, dove sei? Ah, no, non sono scherzi da farsi. Farad, smettila! Roventi sabbie, basta, falla finita, ho detto! Ciao Ali, ci vediamo più tardi. Almeno lo spero.
Quando lo Shariman ci dà l'energia, anche la semina è una magia. E nelle sabbie più arse del deserto, anche il basilico cresce contento. Eh? Eh no, Farad! A me proprio non la fai, anche se invisibile resterai. Sono pronti, caldi caldi. Quando è che cambierai? Ah, meno male, temevo di restare così per l'intera giornata. Con Ali non si può mai sapere, ti puoi aspettare di tutto. Comunque i tuoi Borek sono sempre più buoni. Sei forte, Ben. Merito dello Shariman, tutto è migliore da quando sei riuscito a ritrovarlo e ci siamo liberati del petrolio. Ah, il merito è stato di tutti, tuo, di Ali, di Tilda. E la tua ombra? A proposito, è da un po' che non la vedo. Sappiamo com'è fatta, non sa stare un minuto con le mani in mano. È meglio che vada a cercarla. Me ne puoi lasciare qualcuno? Ti ho mai detto di no, mio principe? Ero sicuro di trovarti qui, Ombra! È l'ultimo tratto di deserto che sia rimasto! Lo sai quanto mi piace giocare con la sabbia? Fratello, stiamo mettendo su pancetta! La troppa inattività ti sta rammollando! Hai bisogno di fare esercizio! Sai che ti dico? Oggi non ne ho voglia! Anche tu ti stai rammollendo. Siamo come lo specchio l'uno dell'altra. Tu sei la mia ombra. È vero, e sai che ti dico? Da quando lo Shariman ci ha regalato tutto questo paradiso, io non faccio altro che annoiarmi. Non dirmi che ti manca Ego-Kan. Figurati, vivo magnificamente senza quel demone in giro. Più o meno come te che vivi alla grande senza Tilda. Ma che ti stai inventando? Non è vero niente. Io e Tilda... Non vi si vede quasi più insieme. Ah, beh, forse lei... Ma è che... sai com'è fatta? Sempre al lavoro. Ormai sono 10 giorni che è chiusa nella sala dello Shariman a fare non so cosa. Quindi... Sfido io! Che altro dovrebbe fare con un timidone come te che non si decide a dirle quello che lei si aspetta che tu le dica? Un momento. Secondo te lei... Sì, insomma, a lei piacerebbe che io le dicessi che sono... Coraggio, stupidone! Che aspetti? Sveglia! Rinascita della luce, il cammino è giunto alla meta. Meta o metà? Scorrettamente indecifrabile. Temo proprio che dovrei cercarti qualcun'altra. Cosa? Vuoi dire che tu... io... Ah. Sì, trova qualcun altro che possa decifrare questi caratteri e dia una risposta al mio dubbio. Ah, tutto qui. Beh, sono certo che troverai tutte le risposte che cerchi. Ma forse c'è una domanda che vorresti che io ti facessi? Farad, sono molto preoccupata. La traduzione del bassorilievo dice che il cammino dell'armonia è giunto alla meta. Ma potrebbe anche significare metà, cioè che è giunto a metà. E poi dice che la corsa del destino riprenderà al 5° giorno della 7ª sfera rossa dopo l'alba della luce. Ma di che cosa stai parlando? Cosa sarebbe questo 5° giorno di non so quale sfera? Non riesco a capire. Il giorno in cui le certezze saranno completamente annullate, in cui la Terra aprirà le sue voragini, in cui il conflitto tornerà a esplodere, in cui il magico scorpione si vedrà capovolto. E quando dovrebbe succedere questo inferno? Se i miei calcoli astronomici sono correttamente esatti, direi oggi. Ah? E questo? È un allarme che ho installato ieri. Lo Shariman sta aumentando di temperatura e oggi ha superato il limite di sicurezza. Limite di sicurezza? Ma non ha alcun senso. Lo Shariman non può essere pericoloso. Sì, lo penso anch'io, a meno che il cammino dell'armonia non sia giunto soltanto a metà. Presto, usciamo di qui! Thank you.
Crolla tutto! Via, scappiamo! Sì, Trivelle, è arrivato il mio momento! Venti sabbie, che spavento! E che scorpacciata! Ma ingurgitato tante foglie di robustilla, potrebbe essere pericoloso, meglio preparare un antidoto! Per tutto il Sahara, che mi sta succedendo? Fermatemi, aiuto! Che botta! Quando per dilettanze over per doglie che alcuna virtù nostra comprenda, con ciò sia cosa che ma che sto dicendo? Ascalon matul setot, tre civette sul comot, l'ipotenusa è sempre calcolata e i cateti sono molto graziosi ipoteticamente parlando. Non voglio essere piccolo. Fatemi scendere! Che cosa possiamo fare? Non lo so. Sì, pronto? Figliola, sono il tuo papone. Ah, è bello sentirti, ma qui c'è un'emergenza. Ma certamente, sempre in emergenza laggiù nell'emistato. Volevo dire emirato. Ma saprai cavartela come al solito. Se lo dici tu. Lordi e fringuelli, dopo tanti anni passati in miniera a spingere carrelli, la vita del guardiaboschi è un toccasana. E mi manchi tu, piccina mia. Anche tu mi manchi, papone. Sai che ho scoperto un sentiero frequentato solo dai cervi? Vorrei che tu lo vedessi. Ora devo andare, sto insegnando canzoncine ai fringuelli. Ciao, ci sentiamo presto. La terra sta tremando, che succede? Aiutatemi, vi prego! Non è così che avevo progettato la mia evasione, ma sono libero! Ali, devi fermarti e aspettare che l'effetto della pozione finisca! Lo so! Non ci riesco! Che facciamo? Dovete fermarmi a tutti i costi! E siccome con le buone maniere non potete fare niente, usate le cattive! Usa l'ombra! E va bene! Per tutte le sabbie del deserto, colpisci! Grazie. Però, per essere una padella è pesante. Credo che per oggi non si mangi. Fortuna che la robustilla dura poco. Ehi, guardate la prigione! Oh no, Rashid! Rashid. Maccioso, giovanotto, non sono di queste parti. Vorrei sapere dove si trovano i pozzi di petrolio. Non so. Ehi, ridammi la bici, ladro! Levati di lì!
Io ti conosco, tu sei Rashida Luarzum. Ti sbagli, io devo soltanto controllare se ci sono stati dei danni ai pozzi di petrolio. Ma che dici? I pozzi ormai sono chiusi. Qui nessuno vuole più il petrolio. Abbiamo lo Shariman adesso. Questo lo dici tu, vecchia strega. Io avrò lo Shariman. Ah, che profumo. Mi sento come Robin Hood, come Ivanhoe, come... Che cos'è stato? Boh, speriamo che non sia lo sceriffo di Nottingham. Miei piccoli amici, è arrivata la pappa. Avete ripassato la musichetta di ieri, eh? È una sinfonia di Mozart, o si chiamava Mozart. Comunque era questa, eh? La 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 la. Stupidini, ma che fate? Smettetela di beccare le mie scarpe, mangiate le briciole. Un cervo carnivoro? Che maleficio è questo? Dobbiamo trovare Rashid a tutti i costi. Ancora non hai capito? Non è di Rashid che ti devi preoccupare. Ah no? E di cosa allora? Dello scorrettissimo cristallo. Non ti permetto di parlare così dello Shariman. Mi dovrai permettere molte cose da questo momento in poi, Farhat, perché il tuo emirato sta andando in pezzi. Tutto questo è opera dello Shariman che ha scorrettamente impazzito. Dovremo spegnerlo. Ti è andato in fumo il cervello o stai scherzando? Papone, scusa, ma proprio non è il momento. Figliola, il tuo papone è in un brutto guaio. C'è un cervo carnivoro. E poi... Parla più forte. Ho paura. Papone, ma che dici? Cerca di calmarti. Papà! Papà, rispondi! Il mio papone non ha mai paura. È successo qualcosa di tremendo. Devo andare. Ti porto io, la volatilla! Oh, non so come farla, il laboratorio è in pezzi. Prendiamo il jet reale, saremo là entro l'alba. D'accordo per il jet, ma vado da sola. Voi restate qui a controllare lo Shariman. E cercate di riprendere Rashid. Sì, va bene. Ma appena arrivi, chiama. Se la nuova ricchezza è quello stramaledetto cristallo, sarò io a possederlo. E allora dovranno strisciare e chiedermi perdono. Perdono che naturalmente non concederò. Il mio buon vecchio petrocopter, mitragliatrici, cannoncini, lanciarazzi e per non sbagliarci spara laser. E ora obiettivo Shariman. Forse dovremmo riposarci un po'. No, Rashid in libertà è una minaccia per tutti. Arrivaro! Sta andando verso il palazzo dello Shariman! Bituminoso petrolio, sei tu la ricchezza, la fonte di ogni potere. È il suo elicottero, lui deve essere dentro, andiamo. Shariman è ancora al suo posto, ma dov'è Rashid? Non
Non preoccuparti, Papone, la tua Tilda ti troverà. È tutto distrutto. Ho perso tutto. Tu sei il ladro! Ah, vuoi giocare a guardie e ladri? Pronto! Oh, bravo, bella mira! Oh, oh, che fai, piccolo delinquente? Ma no, stavamo solo giocando. Mi permetta di aiutarla a attraversare la strada. Non si azzardi ad avvicinarsi, mentecatto! Complimenti, che energia! Ha ragione, mia cara. Anch'io mi sento pieno di energia. Tutto merito del nostro amato Shariman. Eh sì, è cominciata una nuova vita. Trallallà, trallallero. Quanto è bello sentirsi sereno. La borsa e il telefono di Papone. Che scorretta diavoleria è questa? Eppure si è allontanato a piedi. Che mi venga un'indigestione, quello era Rashid. Ma guarda, sembra un bambino l'ultimo giorno di scuola. Meglio non fidarci, è di certo uno dei suoi sporchi trucchi. Fermati, Rashid, dobbiamo riportarti in prigione. Prigione? Eccellente idea. Ma perché in prigione? Mi piace così tanto l'aria aperta. Guarda che non ci incanti, devi scontare le tue malefatte. Ah, beh, se ho commesso qualcosa che non va, è giusto che paghi. D'accordo, miei cari, vado dritto in prigione senza indugi. Ombra, anche tu in prigione? Bene, ci faremo compagnia. Ragazzi, una prigione senza mura, che prigione è? Bisogna rimediare. Strano, tutto questo è davvero strano. Sì, infatti, fin troppo strano. Papà! Sei vivo! Papà, ti prego, rispondi! Non preoccuparti, ci sono qua io. Andrà tutto bene. Ma cosa sta mai scorrettamente succedendo? Non capisco!